Battipaglia, ricorso al TAR, 11 ottobre, prima udienza. Confindustria, Macauro risponde alla francese. Battipaglia, ritrovato il giovane di Postiglione, scomparso. Inciviltà e degrado, strade invase da rifiuti. Extracomunitari a Battipaglia, convocato il Consiglio Comunale. Comune di Battipaglia, si procede alla riorganizzazione. Polizia, sventate truffe agli anziani. Sapori di bufala, da domani a Battipaglia. Coppa Italia di eccellenza, vittoriose battipagliese e debolitana. Si svolgerà il prossimo 11 ottobre alle ore 9.30 la prima udienza al TAR inerente al ricorso presentato da alcuni consiglieri d'opposizione per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia. In questa data molto importante verrà deciso il ricorso in sede cautelare, sede nella quale il giudice potrà comunque riservarsi la possibilità di pronunciare una sentenza resa in forma semplificata anziché di una ordinanza. L'amministrazione, con a guida la sindaca Cecilia Francesi, ha subito rimandato al mittente tali rivendicazioni inerenti allo scioglimento della pubblica assise, dimostrandosi quindi serena ed anzi proprio in questi giorni ha intensificato i lavori non solo con riunioni e di giunta, ma anche del Consiglio Comunale. Insomma, la maggioranza prosegue al suo mandato senza lasciarsi distrarre da questo ricorso. Il presidente di Confindustria Salerno, Mauro Macauro, ha risposto alle sollecitazioni giunte con una lettera dalla sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, per fare fronte comune nella richiesta alla Regione Campania e al governo di inserire la Piana del Sele tra le aree industriali di crisi non complesse. Macauro ha accolto con grande attenzione l'appello della prima cittadina di Battipaglia, consapevole dell'importanza della Piana del Sele alla partecipazione dello sviluppo dell'intera provincia di Salerno. Il passo successivo sarà l'organizzazione di un incontro convegno proprio sul tema dell'area di crisi industriale per la Piana del Sele, al quale saranno invitati a partecipare Regione Campania, provincia, sindaci interessati, associazioni sindacali, Confindustria, associazioni di categoria e parlamentari. Siamo ben contenti che Confindustria, con il suo presidente, abbia risposto positivamente alla nostra sollecitazione, afferma la sindaca Cecilia Francese. Abbiamo appreso che anche dalla Regione Campania, con l'assessore Amedeo Lepore, ci si sta ponendo l'obiettivo dell'allargamento delle aree di crisi industriali non complesse. È il momento di far sentire la voce della Piana del Sele attraverso i sindaci, i sindacati, gli industriali e i parlamentari del territorio. Dobbiamo pensare allo sviluppo futuro della città di Battipaglia e dell'intera Piana del Sele. Non è possibile parlare di occupazione, sviluppo e rilancio della provincia di Salerno senza guardare alla nostra area. Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Eric Fasolino, hanno ritrovato Giovanni Deiana, 21 anni, di Postiglione, che dallo scorso 10 settembre aveva fatto perdere le proprie tracce. Il giovane è stato rintracciato presso un centro di accoglienza della Piana del Sele, ove si era recato sabato scorso dopo l'ennesimo litigio con il padre. Il 21enne, che gode di ottima salute e ascoltato dai militari, ha riferito di non voler per il momento ritornare a casa, preferendo rimanere presso la struttura dove ha trascorso gli ultimi 5 giorni. Spazzatura, plastica, cartone e anche una bombola del gas. Località cinesi Battipaglia, c'è davvero di tutto, anche qualche strumento utilizzato nella meccanica tradizionale buttato qui nei pressi di un'azienda anche agricola. Davvero una Battipaglia che non ci piace, una Battipaglia di incivili, l'inciviltà dei cittadini che sversano in questa strada a pochi passi dal centro abitato. La protesta corre su Facebook. Sempre più incivili imbrattano le strade battipagliese, cumuli di rifiuti ovunque, specie in via Cupa Filette e via Spineta. Anche una bombola del gas nei pressi della gareggiata, oltre a copertoni, plastiche e pezzi di ricambio di autovetture. Insomma, occorre probabilmente incidere contro questi incivili che lasciano di tutto nei pressi del centro abitato.
È stata fissata la data per il consiglio comunale sul tema degli extracomunitari che sono ospitati a Battipaglia al centro Rodopa. Il 20 settembre, infatti, si discuterà di questo argomento che negli ultimi mesi sta suscitando diverse polemiche. Il consigliere d'opposizione Enrico Lanaro, mesi fa, aveva protocollato una richiesta proprio per convocare un consiglio comunale monotematico sull'immigrazione, firmata anche da altri membri dell'opposizione. L'Assisi avrebbe dovuto riunirsi il 6 settembre per discutere tale argomento, ma il ricorso al TAR presentato da una parte dell'opposizione per chiedere lo scioglimento del Consiglio a causa della mancata composizione delle commissioni consiliari permanenti aveva fatto slittare ogni altra istanza. Sono circa 120 i profughi ospitati in tale struttura che si trova in via Spineta. Il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, aveva anche chiesto un incontro alla prefettura di Salerno per avere dati certi e documenti sul centro d'accoglienza per immigrati realizzato a Rodopa, dato che non le erano giunte informazioni sulla presenza di un simile centro a Battipaglia, considerato che l'iter burocratico era stato seguito dalla commissione straordinaria, dunque prima delle elezioni amministrative. La macchina amministrativa del comune di Battipaglia si sta riorganizzando. L'amministrazione intende affiancare agli attuali dirigenti, nei settori nevralgici, altre figure assunte per effetto delle deroghe concesse dal Ministero, scorporare il settore urbanistica dell'ufficio tecnico con un nuovo dirigente, nominare una figura responsabile del settore degli affari generali, rafforzare l'area informatica comunale. Due dirigenti sono già stati scelti da tempo dalla Francese e attendono solo il completamento dell'iter burocratico. Si tratta di Camillo Valitutti, manager dell'ASL che ricoprerà l'incarico di dirigente del settore affari generali, e di Yvonne De Notaris, architetto della provincia di Salerno, che sarà a capo dell'ufficio urbanistica. A loro si aggiungerà lo slot destinato al responsabile dello staff sindacale, prenotato da Adriana Esposito. Yvonne è una giovane architetta urbanista di 45 anni, molto in gamba, ha partecipato al piano regolatore provinciale. Ne ho parlato già sia con l'onorevole Bonavita, con la che ne ho approfittato, addirittura ne ho parlato l'altro giorno col presidente De Luca. Non ci dovrebbero essere problemi, ovviamente devo fare ora l'incontro ufficiale col presidente della provincia. È chiaro che è con lui che poi alla fine mi devo rapportare. Dopo le due truffe del pacco sventate da una donna di 83 anni residente nella zona orientale di Salerno il 6 settembre scorso e nella giornata di martedì scorso da un 82enne residente in via Vernieri a Salerno, nel corso della giornata odierna ci sono stati altri due tentativi di truffa andati a vuoto in danno di anziani. In entrambi i casi odierni le modalità sono le stesse. I due anziani hanno ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che si è spacciato per un dipendente di un'azienda di spedizioni di consegna merci, il quale ha preannunciato l'imminente consegna di un pacco contenente prodotti elettronici diretto al nipote con la necessità di pagare 1000 euro alla consegna. I due anziani hanno interrotto la comunicazione telefonica ed hanno poi telefonato ai rispettivi congiunti per accertarsi della veridicità della ricerca. Avuta conferma che si trattava di un tentativo di truffa, hanno poi chiamato il numero di emergenza 113 per denunciare l'accaduto. Sul posto sono giunti gli uomini della sezione volanti e della squadra mobile che hanno avviato le indagini per identificare gli autori del tentativo di truffa. I numerosi appelli lanciati dal questore della provincia di Salerno nell'ambito della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, non siete soli, chiamateci sempre, rivolta agli anziani per aiutarli a difendersi dalle truffe, stanno producendo positivi risultati in termini di prevenzione. L'associazione arcobaleno Marco Iaguli Onlus di Battipaglia ha organizzato la seconda edizione della festa solidale del sorriso Sapori di Bufala presso l'Istituto Ferrari di Battipaglia, protagonista mozzarella e carne di bufalo. L'evento solidale partirà domani alle 20 e si concluderà domenica. L'obiettivo è quello di finanziare i viaggi della speranza di bambini costretti alle cure chemioterapiche e radioterapiche fuori regione, l'acquisto di un microscopio per studi citogenetici per malattie neoplastiche donato all'ematologia dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona, e una parte del ricavato sarà destinato anche alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia. Diversi gli stand gastronomici e momenti di partecipazione e divertimento, tre serate anche di musica. Domani sera si esibiranno le Sette Bocche, sabato sarà la volta dei gruppi Bendami e Vico Masuccio, a seguire domenica chiuderanno i gruppi musicali Poterico e Picarielli.
La Battipagliese, già eliminata, vince la terza giornata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e promozione contro il Serino per 4-1. In rete sono andati Campione, autore di una doppietta, Siano e Docuré. Per gli irpini, arrivati a Buccino con 12 uomini contati, la rete della bandiera è stata siglata da Nota. Il neotecnico bianconero Tudisco ha provato uomini e schemi in previsione della gara di domenica contro la Palmese, valevole come seconda giornata del campionato di Eccellenza. L'ebolitana valanga sul Poseidon in Coppa Italia. Ieri pomeriggio al Dirceo è terminata 6-0 per gli uomini di Mister Nastri, che passano il turno già ipotecato all'andata con un netto 3-0. Nei sedicesimi l'ebolitana affronterà il Calpazio. La gara di ieri ha messo in evidenza l'under Manuel Gottuso, autore di una doppietta, un gol per tempo. Altri marcatori: Maisto, Liccardi, Esposito e il bomber ebolitano Marco Bruno, autore di un gran tiro a giro che ha strappato applausi. Adesso l'ebolitana pensa nuovamente al campionato, visto che sabato affronterà la compagine sorrentina del Sant'Agnello, gara che si disputa a porte chiuse per la mancata omologazione del campo. Squadra in ritiro in penisola da domani.